Stessa spiaggia, stesso mare, ma cambiamo libro. Nuova settimana, arriva Carmelo. Ciao Carmelo. Ciao Ettore, come stai? Insomma, è stata una settimana un po' calda. Beh, ce la dobbiamo sopportare. Il libro che ci suggerisci questa settimana, lo vedo qui, abbastanza interessante. Si intitola È già mattina. Sì, è una storia vera che scrive Alberto Samonà, un giornalista palermitano, autore di numerose romanzi, saggi, scritti teatrali, quindi una persona veramente impegnata. E effettivamente io leggendolo mi ha catturato questo libro. Infatti appena comincio a leggerlo non vedo l'ora di finirlo. Perché, involgente, quindi. Sì, perché è un presunto caso di reincarnazione che si verifica nella Palermo che ha dei rigurgiti gattopardiani. Attorno a Villa Ranchibile muore una bambina di 5 anni, nasce un'altra bambina che si chiama con lo stesso nome e ha le stesse caratteristiche somatiche, fisiche, le stesse abitudini. Addirittura la madre, dopo che questa prima bambina è morta, l'ha in sogno, quindi questa bambina compare e tiene tra le mani qualcosa come un embrione per dirle io, per farle capire che lei ritornerà. E questo discorso diventa veramente molto intrigante e molto appassionante perché i genitori di questa bimba che poi crescerà sono dediti alla cultura esoterica, ad alcune scelte occultistiche legittime, attenzione, che non vengono ben viste dal punto di vista clericale, perché come sempre quando una cosa non si sa diventa opera del demonio. Quindi questo. Giustamente da non leggere, però in questo caso è un libro che, come hai detto bene tu, va letto tutto di un fiato, quindi in una mattina o in un pomeriggio sotto l'ombrellone. Esattamente, io lo suggerirei perché è veramente avvincente. Poi c'è anche un messaggio rivolto ai tifosi, perché parla così di passato della maglia del Palermo, che è il rosa ed il nero, secondo quello che era il concetto dei Florio, per cui bevevi il nero se la squadra perdeva, mentre bevevi il liquore rosa se vinceva. Io pensavo negli anni 50-60, quando lo stadio di Catania, se la squadra del vostro cuore ha vinto, brindate, sì, sì, con, sì. Se perdete, consolatevi con. Insomma. Ho fatto lo stesso, diciamo, ragionamento. Bene. Comunque, altre note su questo libro, così per chiudere la rubrica? Va scoperto, va letto e va scoperto, perché vi assicuro che è veramente molto interessante, molto intrigante. Ricordiamo il titolo e anche l'autore. È già mattina, di Alberto Samonà, storia di Alessandrina, la bambina che visse due volte. Perfetto, con Carmelo chiaramente ci vedremo la settimana prossima, nuova proposta, nuovo libro da leggere sotto l'ombrellone.